E quindi e da questo punto di vista le donne come Gina Bianchi per noi sono importanti, sono un punto di riferimento storico, sono un punto di riferimento di donne che hanno scelto di lottare a costo della vita e l'hanno fatto, e molte di queste, tra cui lei, la persa. Noi siamo la città dove la resistenza è stata una resistenza di uomini e di donne, è stata una resistenza di operai e di operaie, è stata una resistenza di giovani, di persone meno giovani, di anziani, di tutti coloro che subito dall'inizio della nascita del fascismo, e il fascismo è nato proprio nella nostra città, hanno deciso e hanno scelto la strada dell'antifascismo e quindi la strada dell'idea della giustizia, della libertà e dei diritti individuali oltre che collettivi. Quindi per noi questo è un affronto grave, lo dico come donna, lo dico a nome delle donne dell'ANPI, a nome di tutta l'ANPI, in un periodo in cui noi stiamo recuperando anche questo pezzo di storia importante sulle donne e quindi stiamo facendo una lavorosa e faticosa ricognizione dei gruppi di difesa della donna, di cui Lia faceva parte, che erano disseminati in tutti i quartieri di Milano, tra cui questi. E quindi, come dire, non era possibile per l'ANPI essere non solo assente, ma tacere di fronte a quello che avviene, perché tacendo sui singoli casi e quindi anche sui casi come questi, si fa capire che non c'è una resistenza. E io penso che noi siamo in una fase, ma del resto lo diceva anche prima di me il rappresentante dell'ANED, quindi anzi il presidente dell'ANED provinciale, come dire, noi dobbiamo necessariamente reagire, e facendolo coinvolgendo la popolazione, perché io penso che quello che sta avvenendo oggi nella nostra città e nel paese sia un campanello di allarme. Il razzismo è stato alla base del fascismo, questo lo voglio dire, ed il razzismo è, come dire, un fascismo perenne, per usare un termine che usano anche molti intellettuali, e uno non può accorgersi di quanto stia cambiando la realtà se non comprende che i fatti che avvengono sono fatti che non possono essere, come dire, cancellati o rimossi o semplicemente visti come questioni che possono accadere. Quindi penso che la risposta di Neguarda oggi qua sia importante, sia una cosa anche molto bella. Noi ci saremo sempre, l'ANPI è la casa di tutti gli antifascisti e delle antifasciste, però oggi noi dobbiamo sconfiggere il fascismo nuovo e vecchio, anzi è sempre il solito, con anche la capacità di una fortissima azione che sappia parlare alla gente e far comprendere che non solo non è possibile tornare indietro, ma che non è anche pensabile pensare a un paese che non sia più democratico, civile e antifascista. Nuova sono confluiti nella Lega, o viceversa, che la Lega è stata costruita da questi personaggi qua. Ci sono fior fiori ormai di libri, studi, uno degli interventi più belli che ho sentito era il convegno dell'ANED di Alessandro Braga, di ANPI Popolare, per cui è conclamato questo. Facciamo un passo più indietro. Nel 2005 avevamo lanciato noi come teatro cooperativa, che ci avevamo fatto all'inizio subito le svastiche, l'idea di dedicare una via, una strada, un vicolo, qualcosa alla Gina Bianchi, grazie Emanuele Fiano, alla Maddalena Adamo, altri consiglieri del comune di Milano e altre forze. Eravamo riusciti finalmente dopo 2005, quindi no, dopo la liberazione sono stati, ecco, 60 anni ad ottenere uno straccio di giardinetto, con tutto il rispetto per lei. C'era il comandante Pesce, c'era Norina Pesce, c'era Maria Cervi, c'era Renato Vercesi, c'era chi ancora, c'era altri, la Marcellina del Vecchio, e avanti così. Questo per dire che purtroppo la figura che ha predominato rispetto alla storia della resistenza è stato l'uomo col fucile in montagna che spara. Non è stato solo questo, sono state tante donne che hanno sacrificato i loro anni migliori, che hanno sacrificato a volte la vita, che in certe operazioni militari non erano solo staffetta, hanno fatto di tutto e di più. La Gina Bianchi era rappresentante responsabile del gruppo di difesa della donna che a Milano vantava 50.000 persone.
Quindi nel 2005 siamo riusciti a ottenere questo, però gran merito va dato anche e soprattutto alla cooperativa Abitare, cooperativa Abitare che prima si chiamava Edificatrice, e soprattutto alle persone del quartiere che avevano avuto il grande sentimento di dedicare la sala. Quando siamo arrivati noi, la sala era già dedicata a lei. Non è stato merito nostro, ma è stato, noi abbiamo continuato quel lavoro che in qualche maniera la cooperativa aveva portato avanti ricordando questa donna. Quindi per noi in questo momento qua è un momento brutto, perché tutte le azioni che hanno fatto dal Parco Nord, atti vandalici a Monza eccetera eccetera sono gravi, ma questo raggiunge un livello un po' più alto. Qui veramente deve scattare l'indignazione più totale, e quindi la risposta deve essere chiara, univoca, e senza, cioè, bisogna assolutamente reagire. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare quello che abbiamo fatto, in qualche maniera abbiamo contribuito. Adesso noi fineremo questo presidio, perché a me piace chiamare presidio questo incontro di oggi, con un piccolo brano del letto da Rossana Mola e da Marta Marangoni, che poi però finirà con un bella ciao, che secondo me è la cosa più opportuna per queste cose. Grazie a tutti quanti che siete qui. Arriva il 24 aprile del 45, il fatidico 24 aprile, e i partigiani vogliono il mio balcone per sparare. E io cosa devo fare? Ci do le chiavi del mio appartamento e me ne vado via con i miei bambini, tre bambini. L'ultimo aveva solo 5 mesi. Lì sul balcone della salumeria Rizzi c'era la mitraglia, e qui sopra sul mio balcone c'erano due partigiani, il Valeriano, il Parini con la mitraglia, non lo so cosa, le partì da propri da chi? Dani Guarda, dalla via Ornato al 7, la risurrezione di Milano. Il 24 aprile mia nipote Iole esce con la bicicletta per andare a delle riunioni, che non so quali messaggi da portare. Stiamo aspettando altre compagne, tra cui la Gina Bianchi. Io mi occupavo della zona Zara Stazione Centrale. La Gina Bianchi era la responsabile del settore di Niguarda, il settore terzo, però noi non ci conoscevamo. Io l'ho conosciuta il giorno della morte. Appuntamento Piazzale Maciacchini, davanti al baracchino dei fiori. La ragione dell'incontro, diciamo la ragione ufficiale dell'incontro, era che alla Gina Bianchi sarebbe stato affidato da quel momento un incarico più importante nel gruppo provinciale dei gruppi di difesa della donna. E io dovevo quindi prendere al suo posto la direzione del settore di Niguarda, il settore terzo, quello che prima dirigeva lei. Ed è quindi prevista una piccola riunione proprio qui, in via Ermada 8, dove adesso c'è il teatro della cooperativa. Proprio lì, per due ragioni. La prima, semplicemente per presentarmi alle donne di Niguarda, e la seconda per il passaggio di consegne da me alla Gina Bianchi. L'insurrezione è già nell'aria. 24 aprile, pomeriggio presto, a Piazzale Baciacchini. È la Maria Azzali a combinare l'incontro. Dobbiamo trovarci in bicicletta. Il segno di riconoscimento, ora non ricordo bene se fosse un fiore, un giornale. Un giornale. Una donna simpatica, piacente, appoggiata con la bicicletta. Io non sono mai stata puntuale in vita mia, ma lì durante la resistenza era questione di vita o di morte, e non puoi arrivare neanche in anticipo. Allora lei in bicicletta, io in bicicletta, e capisco subito che c'è qualcosa di strano, è il modo come sale in bicicletta, e dopo qualche pedalata, via, ma c'è qualche novità? Sono incinta. Incinta? Di quanto? 5 mesi, e quando il bambino nascerà, quando nascerà, i fascisti non ci saranno più. E tu di dove sei? Di Milano. Io sono di Suzzara, mio marito invece è cremonese, si chiama Bruno Bianchi, è in carcere a San Vittore. Sai, sono stata in carcere con lui, poi io e lui, beh, insomma, questo bambino l'abbiamo fabbricato in un intervallo del reciproco arresto. Senti, fermati un attimo, adesso ti dico una cosa che, vabbè, tanto la sappiamo solo io e te. Domani liberano mio marito, ma non solo lui, verranno liberati tutti. Ma come fai a saperlo, scusa? Queste sono cose che non si dicono. Hai ragione, ci diciamo tante di quelle cose in quei 10 minuti di percorso. Lei è un tipo Senti, gli spari vengono dalla Bicocca. Bicocca significa Pirelli, significa Breda. Sono i primi spari dell'insurrezione di Milano, dobbiamo fare in fretta, dobbiamo fare in fretta. Lei ha una premura che va molto al di là dell'incontro con le donne di Niguarda. Probabilmente deve avere l'indicazione dell'insurrezione da portare a Niguarda, e qui succede qualcosa. Dobbiamo fare in fretta, non c'è un minuto da perdere. Ho capito, ho qualche messaggio, ho qualche indicazione. Accidenti. Accidenti a questo ospedale. Lia, sai cosa potremmo fare? Per arrivare in via Armada potremmo passare dietro l'ospedale, che è più sicuro, non qui che ci sono gli spari. Sì, io sono d'accordo con te che si impiega allo stesso tempo senza rischiare bene, però vedi, bisogna anche prendere la strada che ci serve di più, perché non ho bisogno di dirlo a te, Stellina, ma è proprio in questi momenti che si vede il coraggio delle staffette. Sì, il coraggio, ho capito, ma qui fra poco viene fuori uno scontro, perché mi sa che sta cominciando l'insurrezione. Sì, ho capito, ma non c'è tempo di fare la strada dietro l'ospedale, è troppo lunga. Intanto arriva
arrivano i camion tedeschi e fascisti, forzano il primo posto di blocco che i partigiani con quei quattro fucili tentano di sparare nelle ruote in quel pezzo di via che va dall'inizio proprio di Niguarda, sfocia in una piazzettina un po' prima di Via Armada dove noi dobbiamo arrivare. Intanto si intensificano le cose. A un certo punto un gruppo di partigiani, 4-5 compagni, non di più, non abbiamo una barricata, un ostacolo, qualcosa, e ci urlano: a terra, a terra, a terra! Dietro una camionetta di nazisti, dietro arriva una mitragliatrice, si porta davanti a noi, lì c'è un rialzo, lì facciamo tutto velocemente perché il camion da dietro ta 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 ha aperto il fuoco a ventaglio su tutto, anche su noi due. Mi del poggiolo, vedi bene, una donna è caduta per terra, ha fatto un giro su se stessa, sento uno sparo, visto bene quella povera donna che cadeva lì per terra, via Graziano Imperatore, la Cadisas è andata per terra, ha fatto un giro su se stessa poco prima della barricata lì vicino, vado là per vedere, ma sparano ancora i partigiani nella cinta, nella murena per salvarsi, ma lei proprio per terra, proprio su se stessa. Allora io mi tiro su con la mia bicicletta, vedo lei giù, mi avvicino, lì a via su, penso chissà col pancione ha qualche difficoltà a rimettersi in sella, niente, silenzio. A un certo punto una donna alla finestra, me la ricorderò per sempre, come vede che mi alzo, mi fa il segno della croce. Meno male, almen vena, le salva. Allora ha capito che lei, allora con i compagni, no? Vado a chiamare i compagni per cercare di tirarla su, ma mentre la tiriamo su... Falciata proprio nel seno. Nel ventre. Oramai lei lì. Aspetta che venga la tola per portarla via. La mia mamma fa la portiera in via Graziano al 34 e la porta cade la mia mamma. Urta dentro sta donna con la bicicletta che è quasi morta. È già morta, beh insomma, l'è morta lì. Un disastro in quella casa lì, un macello, tanti don, tanta gente, la barricata proprio lì davanti. È morta a casa della mia mamma, la casa rossa. E poi l'era incinta sta donna. Non so, l'era incinta dei 4 mesi, ma la aveva no al pancione. Era una bella donna, una bella sciura. E dopo la portano dentro a casa di un compagno, a me mi danno le sue cose, mi consegna la sua borsetta, ma mamma io sto con lei, ma cos'altro posso fare, insomma. Poi mandano a chiamare le altre compagne del partito del movimento e a me mi accompagnano nel salone di Via Armada 8, proprio qui, e lì ci sono le compagne che preparano il caffè, perché hanno il caffè, c'è un profumo di caffè. A un certo punto arriva questa donna tutta spaventata, addolorata, con il cappotto strappato, che la portinaia le aveva dato 2 punti, così, tanto per tenerlo assieme. È Stellina Vecchia. Hanno sparato. Hanno ucciso la Lia. Thank you.
Guantanamo a due rappresentanti della gloriosa banda degli Ottoni e a tutti gli intervenuti. Vi ricordo che Radio Popolare, in seguito a questo fatto, questa sera alle 21 manderà in onda, ovviamente non ci saranno le immagini ma ci sono le parole, lo spettacolo del Teatro della Cooperativa Nome di Battaglia Lia, che ricordo a chi non lo sapesse, ma penso lo sappiate quasi tutti qua, che è stato tratto da Renato Sarti dall'ascolto della testimonianza orale delle donne dei gruppi di difesa della donna di Via Ermada, che nel 76, intervistati dall'allora responsabile dell'ANPI, c'era anche Masi, ogni tanto che faceva qualche domanda, Masi c'è sempre, che all'epoca nel 76 fecero le domande di cosa era successo, cercarono di farsi dire dalle sciure che abitavano qua in Via Ermada, con fatica, perché erano persone che parlavano poco, molto umili, non in dialetto milanese, dice lui che non lo capiva all'epoca perché era appena arrivato dalle nostre parti, e da quei racconti, da quei resoconti che noi abbiamo ancora nelle musicassette, quelle di una volta con Nastro, non so se ve le ricordate, Renato Sardi del 2000 le ascoltò penso più volte, ne trasse, ma abbiamo anche i file Sì, abbiamo anche i file, certo, però è più bello dire che abbiamo le musicassette, ma abbiamo anche i file, sì, ce li abbiamo, ce li abbiamo. Quindi ovviamente sono disponibili per chi volesse ascoltarli, quindi li famiamo molto volentieri. Renato Sarti nel 2000, dicevo, li ascoltò probabilmente più volte insieme alle persone che lavoravano con lui e ne trasse questo spettacolo che ha appena definito adesso Radio Popolare, che ha chiamato per sapere come andava, di pura storia orale, che consiglio per chi non l'abbia visto di ascoltarlo questa sera. Ce l'abbiamo anche su DVD, volendo, quindi chi vuole viene all'Ampi che abbiamo il DVD. Grazie a tutti, buona serata.